Presidente, la maniera per valorizzare ancora la città, le piazze saranno interessate, il valore aggiunto di questi momenti culturali. Il valore aggiunto è proprio quello di attirare l'attenzione sul centro storico, su un'idea di città che è un'idea classica e nazionale della nostra civiltà. Le città sono le piazze, i vicoli e non sono i centri commerciali lontani dai centri urbani. Questa iniziativa si colloca appunto al rientro dei foggiani nella loro città, si colloca nel fine settimana e vuole essere ancora una volta uno stimolo per politiche intelligenti di tutela e valorizzazione di tutto il centro storico. Noi abbiamo fatto parecchie iniziative, non soltanto di tipo spettacolare, ma le nostre iniziative, le mostre che facciamo, organizziamo nella sede di Via Arpi, si aggiungono a iniziative che abbiamo fatto su contenitori, su piazze, ricordo il recupero di Piazza Mercato. Altre proposte sono in campo, sottoporremo nei prossimi giorni un altro intervento finanziato dalla Fondazione per migliorare un altro scorcio del centro storico. Diciamo che dopo l'estate si riprende ancora con tante manifestazioni, come lei accennava. Cosa c'è in cantiere in particolare? Dunque noi nelle prossime settimane offriremo alla città Book, il Festival della Letteratura per l'Infanzia, che occuperà 8 giorni del mese di ottobre. Alla fine di ottobre sarà inaugurata una grande mostra dedicata ad un artista tedesco che è vissuto sul Gargano negli anni 60, Herbert Voss. Queste sono le due più grandi iniziative che abbiamo già programmato e calendarizzato. Giovanna Maffei, presidente dell'associazione Mamma. Ecco, innanzitutto perché questa associazione, quali sono le caratteristiche per far riconoscere anche i nostri telespettatori? L'associazione Mamma è un'associazione relativamente giovane perché nasce nel settembre del 2014 e è formata da 3 membri, io, la mia collega Anna Maria Di Lello e Michele Di Enrico. È un'associazione giovane ma i suoi componenti hanno esperienza ultradecennale e anche ultraventennale come per Michele e ha al suo attivo già numerose direzioni artistiche perché abbiamo collaborato con il Teatro Pubblico Pugliese per alcuni festival di strada in Puglia e anche con il Comune di San Severo. E quindi siamo molto contenti di essere stati chiamati e contattati dalla Fondazione e dal Comune per poter organizzare e curare la direzione artistica di questo festival, la 4ª edizione. E niente, le aspettative di tutti sono molto alte, speriamo vada tutto bene. Ecco, parliamo, presentiamo un po' questa iniziativa, come si articolerà, cosa verrà presentato ai foggiani? Allora, sono 2 giorni di grande festa, circa 70 artisti provenienti da tutta Italia e in alcuni casi anche dall'estero. Sono artisti di fama nazionale e internazionale, ospiti di numerosi festival in giro per l'Italia, come per esempio anche del Ferrara Baskers da poco concluso, e animeranno le piazze della città di Foggia. Molti spettacoli saranno in contemporanea, ma essendo ripetuti nei 2 giorni, sarà possibile vederli tutti per il pubblico. Le piazze coinvolte sono 6, una in più rispetto allo scorso anno, è stata aggiunta Piazza Mercato visto il suo restauro e il suo rinnovo e ognuna avrà una sua specificità. Voglio ricordare anche Piazza Cesare Battisti perché avrà una vocazione prettamente per l'infanzia, quindi con laboratori, giochi in legno e spettacoli, anche se sappiamo bene che il Festival di Strada ha un'utenza molto varia, molto mista. Quindi è veramente la festa di adulti e bambini.